A tutti benvenuti. In questo breve video rispondo ad altre domande che mi sono state poste in merito alla posizione in orizzontale con zigomi, la posizione a sorriso e la posizione in verticale. Darò altri elementi visto che me li avete chiesti e farò un esempio. La posizione a sorriso con zigomi alti è adatta, come ho detto, a quelle sonorità in cui il suono sembra quasi molto aereo, molto vellutato, molto galleggiante, quindi adatto in tutte quelle parti in cui noi vogliamo dare questo tipo di colore, questo tipo di risonanza, di qualità alla nostra voce e al suono. Quella verticale dà invece maggiore smalto, come ho detto, maggiore chiaroscuro nella voce. Io, ad esempio, se canto un canto d'amore e dico amore, non dirò amore, non vado in guerra. Amore. Sentite la differenza? Amore. Vocal tract più disteso rende il suono più appunto aereo, che si diffonde molto in alto quasi, la sensazione è questa. La verticalità invece è adatta a dare più incisività, come ho detto, al suono. Bene, spero questo esempio vi sia utile. Ricordatevi sempre però che i prerequisiti del giro della voce, della punta del suono, della risonanza in avanti, dello lasciar scorrere sempre il suono in avanti. Quella rimane così come gli aspetti legati alla respirazione, al sostegno e all'appoggio. Ripeto, di nuovo consiglio a un livello un pochino più elevato di imparare a vocalizzare in tutti e due i modi. Sperimentare proprio queste differenze qualitative e poi cantare i pezzi sia con la tecnica, diciamo, a sorriso, sia con la tecnica più in verticale. E in questo modo vi abituate proprio a usare il vostro vocal tract e usare la vostra voce per poterla, colorare e usare al meglio in base a quello che voi volete cantare. Potete anche usare la tecnica sorriso e in verticale nella stessa aria, nello stesso pezzo, in base proprio alle parole o al sentimento, all'emozione, o al clima proprio emotivo di quel momento. Va bene, vi mando un saluto e a presto. Ciao!